Oggi inizieremo il test della Fulgur Roccia Factory, la bici che verrà portata in gara, fra gli altri, dagli atleti Matteo Berta, Simone Pellissero e dal francese Nathan Secondi. Prima però di passare alla descrizione tecnica e al test vero e proprio della bici, andiamo a vedere nei laboratori del team Fulgur come si monta questa bici. Arrivati alla fine del nostro test. La Fulgur Roccia Limited si è dimostrata una bici versatile e in grado di dare grandi soddisfazioni in discesa. Un telaio diverso dal solito che necessita quindi di un po' di apprendimento, qualche uscita per essere compreso. Un reach più corto e un carro da 46 più lungo rispetto a quelle della norma ne fanno una bici da capire. Passato questo primo momento, comunque la roccia è in grado di dare grandi soddisfazioni sia nella conduzione delle curve che nella stabilità nei pezzi di rock garden, ma soprattutto è in grado di permettere grandi anticipi in entrata di curva stessa. Un mezzo dedicato sicuramente a chi è alla ricerca della performance, a chi invece vuole un mezzo diverso da quelli che sono gli standard tradizionali, oppure grazie alla possibilità di avere anche il singolo telaio in qualsiasi colorazione, è dedicato alle persone che vogliono costruirsi, cucirsi addosso la propria bici. Comunque questa Fulgur Roccia ha passato sicuramente il nostro test.